Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha proseguito il 20 e il 21 ottobre il dibattito sul riordino delle province, sulle cui tematiche è stata ricevuta una delegazione di lavoratori. Il provvedimento, in applicazione della Del Rio, deve essere approvato entro il 31 ottobre. Angela Motta, Partito Democratico. Bisogna modulare le funzioni in base a territori omogenei. Bisogna cercare di cambiare la nostra mentalità. Un'attenzione maggiore ci deve essere per l'accorpamento futuro delle prefetture. Perché quello farebbe perdere il comando dei carabinieri, il comando provinciale o la questura. Massimo Berutti, Forza Italia. Forza Italia è contraria a questa legge e come tale l'ha dimostrato in aula, in quanto appunto abbiamo votato contro il provvedimento. Il grande lavoro che deve essere fatto in futuro è proprio quello di trovare un assetto, perché i servizi, che poi sono l'elemento primario dei territori per la gente, per i cittadini, sono determinanti. La Giunta regionale ha svolto in aula una comunicazione sul giudizio della Corte dei Conti, che ha certificato un disavanzo di 5,8 miliardi di euro sul bilancio 2014. In materia si attende un decreto del Governo, che consentirebbe alla Regione di gestire la situazione. La Commissione Sanità, riunita in sede legislativa, ha approvato la legge che rivede le indennità e rimborsi spese per i componenti dei collegi sindacali delle ASL. Il provvedimento, a costo zero per le casse regionali, procurerà razionalizzazioni e risparmi. Si è aperta Palazzo Lascaris con la giornata formativa per insegnanti, la 32esima edizione del progetto Diventiamo cittadini europei, organizzato dalla Consulta europea. Il corso è stato dedicato alla tutela dei diritti umani nell'Unione. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Saranno coinvolti i nostri ragazzi. L'ottica è quella di ovviamente conoscere meglio l'Europa e le grandi opportunità che offre. In questo periodo tante altre iniziative sul territorio con gli amministratori, con i funzionari dei comuni per lavorare sui bandi comunitari. Medicina, educazione e comunicazione sono i temi affrontati dal convegno Prevenzione di genere, una medicina a misura della donna, promosso a Palazzo Lascaris da Consulta Femminile con FAPI Piemonte e Fondazione Medicina a misura di donna. Cinzia Pecchio, presidente della Consulta Femminile regionale. Medicina di genere che non è medicina di donna, ma è quella medicina che cerca di prevenire le patologie che hanno evidenti differenze tra gli uomini e le donne. Impareremo tante cose, soprattutto come prevenire e vivere meglio la nostra qualità di vita da una certa età in su. Fino all'11 dicembre è allestita a Palazzo Lascaris la mostra Fuori Porta, viaggi e vacanze dei piemontesi tra 800 e 900. Esposte 50 immagini dalle collezioni dell'Associazione per la Fotografia Storica e dall'archivio della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche di Torino. È tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.